L'Associazione Nazionale dei Bersaglieri compie 100 anni e festeggia anche a Pescara nella sala consiliare del Comune alla presenza delle autorità civili e militari con un convegno dedicato al Corpo Speciale dell'Arma di Fanteria dell'Esercito Italiano e all'associazione che raggruppa fanfare associative dislocate su tutto il territorio nazionale e che, fedeli alla storia dei fanti piumati, ne mantengono vive le tradizioni, come spiega Luciano Pasquali, segretario generale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Un testimone che oggi mettiamo in campo perché dobbiamo sicuramente avere una trasformazione in quello che saranno poi le attività future dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, che indubbiamente si basa su un passato che ha una storia che si combina molto con la storia italiana e di questo ne siamo fortemente orgogliosi. E oggi siamo in diverse realtà. Prima di tutto è quello di poter portare nelle scuole una testimonianza diretta di quelle che sono le tradizioni e i valori che rappresentiamo. Poi stiamo entrando sulla protezione civile in maniera molto presente, ci stiamo portando anche sullo sport, perché è un'attività specifica dei bersaglieri, in parte sul discorso del ciclismo, perché chiaramente anche noi abbiamo fatto la storia anche su questo, essendo i primi che hanno realizzato delle biciclette che tutto sommato poi sono state portate come idea anche nella produzione nazionale di questo tipo di prodotto, perché ci permette sempre di andare piuttosto veloci e di spostarci con molta velocità sui luoghi dove siamo impegnati, quindi protezione civile, quindi sport e quindi tradizioni. Nella sala consiliare di Pescara è stato esposto anche il medagliere nazionale dei bersaglieri, decorato con innumerevoli medaglie al valore militare e civile. Domenico Martellotta, presidente della sezione di Pescara per l'Associazione Nazionale Bersaglieri. Oggi a Pescara, in Abruzzo, si festeggiano i 100 anni dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. È una delle tante manifestazioni che a livello nazionale verranno tenute per celebrare questo avvenimento per noi grande, perché la storia dei bersaglieri è anche la storia della patria. Di solito chi fa il bersagliere resta bersagliere per tutta la vita. È così, infatti si dice bersagliere a 20 anni, bersaglieri tutta la vita. Entra dentro, entra nel cuore, ma non perché si è bersaglieri, semplicemente perché questa cosa rimane in noi, perché vediamo l'amore della gente verso i bersaglieri. Significa che i bersaglieri hanno contato qualcosa per la popolazione e per l'Italia, e questo amore va avanti dal 1836, quindi è una fiamma che non si spegne mai, e questo ci porta ad essere bersaglieri tutta la vita.